C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni, vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Roy, la fondazione De Morita. Il marchese Giuseppe Roy la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora Roy, la fondazione De Morita. L'ebook a 3,99€ e il libro a 12€ li trovi su shop.vicenzapiu.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. Roy, la fondazione De Morita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Vista la sua regolarità. Sì, regolarità, è un giocatore che sbaglia molto poco, è un acquisto importante per Bergamo, che presenta un sestetto abbastanza inedito, ha cambiato sia la rotazione dei centrali che degli schiacciatori rispetto all'anno scorso, gioca la posizione di opposto a Francesco Piccinini, è una formazione sperimentale ma comunque già presenta un buon equilibrio. Giovanni Pidetti per Armenti, Veneto Banca, Vicenza, tutte e due in campo, e stranamente tutte e due hanno l'attività sempre uguale, perché è nera i rossi e bianchi Pidetti, mentre blu di esperienza alle spalle. Giovanni invece ritorna nel campionato dopo l'esperienza sia in America che in nazionale.
tentativamente fischiato l'accompagnata. Ha già detto ieri quanto sia più un peccato criminale che potrebbe tranquillamente scorrere senza che gli arbitri interrompano queste azioni. Tre pari in questo primo set, già è un vantaggio. Hai visto il muro molto più infuocato sul diagonale, ha girato l'ultimo momento in colpo un po' fortunoso verso il parallelo, va bene per lei. Carmen Turlea. Stanno giocando bene fin dall'inizio. Pizzo, diagonale, Poliak con i gomiti riesce a mandare in alto la palla, attacca la Mettova, poi cacciatori in rullata, riesce a mandare il pallone. Pizzo in diagonale. Abbiamo visto nettamente, era fuori. Ovviamente le giocatrici prese dalla concitazione. Attenzione, più due per la formazione di casa, la domanda di Vicenza, si è fatto della Poliak, giovanissima, molto giovanissima la formazione, poi la Fiorina. Per Vicenza. Senti, dal punto di vista psicologico, per 3-0 l'anno scorso in Coppa Centro. Guardato bene, visto che non c'era nessuno, ha appoggiato la palla.
stesso a portarlo a più 4. Ragazzi, di Pichè. E la palla. Comunque stiamo assistendo a, soprattutto nel finalizzare la battuta, la Vicenza sta battendo molto tardi con Porto. La zona 2 e zona 1 può terminare l'attacco di veloce dietro della Mello. Questo sta pagando abbastanza perché ha già trovato un paio di situazioni per poter attaccare. Vediamo la prossima. 12-8, primo piano per Beppe Cuccarini che passa proprio davanti alla telecamera. Intanto Fips in seconda linea che segnala. Fips è partito al salto. Come se il contropiede su questo attacco. Sì, rispetto a ieri Maurizio sta variando molto il gioco di Beppe. Sta mandando alla Vania Bello sia davanti che dietro in maniera positiva. Ricordiamo intanto agli amici telespettatori che Ben 6 azzurre. Sono assolutamente neutrale perché ne ho tre di qua e tre di là, quindi credo che dire che il migliore sia l'unica cosa che posso fare in questo momento. Ma come abbiamo già detto a Castelmetti, noi sappiamo che ha colpito appunto la palla di Roma. Stasera vedo una grande risposta di questi appassionati perché è l'inizio del campionato e magari qualcuno può giocare invece. Thank you.
manca sempre un uomo della Minetti Veneto Banca Vicenza, sulle maglie ognuna ha il suo. Soprattutto sugli attacchi di posto 6, perché cercano Bergamo di toccare le mani alte del muro di Vicenza. Intanto è quello che stiamo facendo in campo, abbiamo visto azzurre di Radio 150 punto di Vecchi Verde, ma il lancio anche per lei in questo caso
Kuznetsova. Kuznetsova riprende, poi Durk si palleggia, ancora Darina, si scontra quasi la pizza e la Turlea, poi Mangi Testa, Bagher, altissimo, Kovut, Piccinini, Cacciatori. Avanti, e quindi è un po' di campionato.
riusciremo a toccarla. L'importante è che noi ci siamo, il lavoro in palestra non manca e vuole andare avanti anche per il campionato, che abbiamo avuto la parte di tutte le squadre. Due nuove maggiori con le Chiesi e Novara, un campionato che sarà all'insegno dell'equilibrio e non si sa come andrà a finire. Hai detto bene, cioè lo Chiesi, anche essendo una neopromossa, comunque ha messo su una squadra di grande esperienza, basta nominare alcuni nomi come la Terzi o come la Dragata. Però ecco, sicuramente sarà un campionato molto equilibrato, ci saranno anche altre squadre, quali secondo me Firenze, la stessa Reggio Emilia, che possono far fastidio. Quindi sarà sicuramente un bello spettacolo e ci sarà da lottare partita su partita e veramente niente è dato per scontato. Bene, ringraziamo Manuela De Pennino. Attenzione, ancora Dogus, poi Riscerova che tocca.
Turle altissimo, Fips spinge e supera il muro. E adesso è una bella battaglia perché qui ci sono in campo di qua e di là tra i migliori giocatori non solo nel campionato italiano ma anche al mondo. Vedere Tiba Fips davanti alla Togut è molto bello, un bel duello. Si stanno guardando, guarda Kiba che sta guardando in direzione della Elisa. Nessuno ha paura di nessuno, credo. Veramente molto bello, una partita fatta anche di sguardi incrociati, di promesse che saranno mantenute da schiacciate e da muri. Fips, fallo dentro, non ci arriva la Dix. Quello che dicevo prima, Kiba ha provato a forzare fisicamente e ha provato un topo davanti. Questa è l'intelligenza, ha fatto due pallonetti che magari sono meno eclatanti ma servono per fare lo stesso punto. Francesca Piccinini, 4 pari, un 7-0 per Bergamo. Radio 105, Foppa Vedretti Bergamo, quindi un 7-0, mentre Piccinini, questa volta ha sbagliato la battuta. Ha fatto un salto in lungo, non si è capito bene cosa volesse fare. Si è sbagliato il lancio un'altra volta, però è riuscito a controllarlo almeno per metterlo in campo. Vipova, Fips ancora sulla sua strada, attenzione! Fips costretta a rimandare dall'altra parte come ha potuto. Panna Vaniamello, Cacciatori spinge, poi Dirix chiama la Togut. La partita sta vivendo dei momenti altamente significativi dal punto di vista emozionale. Non c'è una grande pallavolo in questo momento, ma c'è un grandissimo atteggiamento aggressivo delle due squadre. Non ha battuto al salto la Togut, Burrea, seconda linea. Sì, sì, adesso credo che la differenza la possano fare i due fondamentali, battuta e ricezione. Chi riuscirà a far meglio questi potrà prendere il sopravvento. Arzela, capisce l'uomo, ex Reggio Calabria, ex ancora Vicenza. Ecco, credo che in questo momento Vicenza abbia cominciato a spingere le alzate un pochino di più, proprio per evitare il posizionamento del muro difesa di Bergamo. Allora, quindi ti ha dato l'ordine, non sta battendo più nessun alzalto, battono con le corte molto lenti. E poi contrattaccano nella posizione in cui possono essere positive, cioè sul muro più basso e sulla difesa maggiore. In questo momento stanno facendo le cose bene. 5, bello, prova il buco, giusto, Barco. Gli ultimi 3 punti di Bergamo sono stati 3 pallonetti, credo che Giovanni debba un pochino sistemare il discorso della difesa. Kiba Fips, ha guardato Zuccherin, adesso guarda davanti, dall'altra parte, proprio quasi nella stessa posizione la Togut, sì, la guarda. Sì, purtroppo l'alzata della Dirix non è stata pari a quelle precedenti, una palla piuttosto alta, ha avuto ancora battuta tanto corta. Il pallone molto alto e molto lungo. Vediamo se diciamo sentire. Time out tecnico, 8-7-12. Le palle qua, il posto 4, venga dentro qua, per la diagonale stretta e qua teniamo col 5, va bene? E le pallette qua del posto 1, che sia sveglio e pronto su quella palla lì, ok? Sulla Mello, sulla slide, ok? Adesso fate mezzo passo in avanti perché sta giocando più slide che 2, ok? Dopodiché il 3, lasci il muro 1. Ok, lascia mura 1 e vada a prendere la palla spinta che gioca qua. E 2 venga avanti, ok? Mura 1 di qua, a 1 e 3 va sempre a prendere la palla qua. Va bene? Raga, scusate. Andiamo, quando la palla è a filo rete di Kiba, non andiamo dietro il muro in difesa. La fa lungo in 6. Qua. Lei non fa il pallonetto dietro il muro, lo fa lungo in 6. Bene, andiamo, Oh, entrare in merito nelle decisioni della difesa, in questo caso su
suggerito un'ottima cosa sulla palla a filo della Cuba Phipps, di non andare molto avanti perché la tira in 6. Ma Giovanni ha detto la cosa che doveva dire, cioè ha posizionato soprattutto la difesa un pochino più corta. Comunque una delle pochissime volte in cui vediamo un coach della pallavolo con una lavagnetta in palo scoperto. Sì, beh, non è la prima volta che succede, però delle volte farsi capire meglio il giocatore, oltre che sentire le parole, vede un disegnino e magari rimane più impressa la cosa. A volte l'ho usata anch'io, a volte no. Non può essere interessante. Attenzione, sguardi che si incrociano, Guidetti adesso con la mano che copre il viso per dare l'ultimo consiglio, ma in rete, guardate la grinta di Kiva Pips, il primo piano che la diciamo veramente lunga sulla Americanona, buona parte della storia della pallavolo femminile in questi ultimi anni passa attraverso i suoi palleggi, attraverso le sue schiacciate, ha girato un po' l'Italia, ma è una grandissima, in ogni caso, primo. Qualche difficoltà, ma riuscirò a mandare la paga dall'altra parte, poi Dirix, ancora Tovut, adesso Tovut vuole giocare, vuole le palle importanti, vuole tante, è un giocatore che si esalta così. Intanto c'è il time out, Beppe Cuccarini ovviamente ha fermato lo slancio delle ragazze di Vicenza, 11-9 per loro. Col gioco di chiamare da due, però al posto 4 adesso è lì fisso, quindi gioco anche, no, anche comoda, ti arriva, attenzione, d'accordo? Se la palla sfugge un pochino più veloce, giochi per adesso! Fai danni a questa parte, forse è la caratteristica proprio della pallavolo femminile, entrare sulle panchine, entrare a parlare con gli arbitri. Abbiamo aperto le porte della pallavolo, di quello che passa a voi allenatori nella testa, passa alle ragazze, con i sorrisi, le frasi, penso che sia la cosa più bella. Questo è importante anche il pubblico, vedere come non solo le giocatrici, ma anche ci sta in forza. Giocatore molto alto, un braccio molto veloce, se non si salta in anticipo è difficile da prendere. Francesca Piccinini, questa volta il bolide fuori, ma c'è, sta facendo veramente una bellissima battuta, molto potente. Sì, Francesca è un giocatore che ha una battuta di salto importante, a volte non usa bene polso, a volte sbaglia ancora il lancio, ma è molto giovane, diventerà uno dei migliori. E ovviamente la vediamo soprattutto in chiave azzurra, intanto c'è stata una palla sfiorata da Maurizia Cacciatori che ha messo in piena crisi la difesa di Vicenza, una serie di rimpalli, poi la palla è andata a terra, 13-12 per terra, dentro manca Vicenza, Felix
Palla a volo e quindi chissà se poi un altro coccio Martina Azzurra che si chiama Charlie Tagliacati lo convocherà nuovamente in nazionale, staremo a vedere. Intanto partita che ha ripreso i finali dell'equilibrio, siamo ancora sempre una fotocopia quasi del primo set, Marco. Sì, anche il primo set Vicenza aveva 2-3 punti di vantaggio che ha ancora, salvo poi arrivare al timeout tecnico praticamente in pari. E ancora adesso Bergamo la possibilità di rimanere attaccato, Nello e Cacciatori esibiscono il loro repertorio principale che è il primo tempo dietro, Vani è molto brava in questo, bisogna che Vicenza faccia qualcosa perché stanno troppe volte facendo più lì. Ecco che siamo qua. Guardate, ha guardato, ha visto lo spazio, ha buttato un po' la palla. Questa volta era era un pochino l'apertura, interessava e non interessava, vabbè, giochiamo. Da 2 anni a questa parte è diventato un trofeo importantissimo. Ascoltiamo le panchine. Aspetti, tutte le mani in dentro, è la palla da via. Siamo 16-15, e poi battute sbagliate, loro mi devono fare perché siamo lì. Possibile sentire già vedrai da Mike Manti con regalato per Natale, ha perso il dito, da cui stavamo vedendo le statistiche, stiamo lì. Anche nel primo set Vicenza era davanti, esattamente la fotocopia del primo set. Credo che adesso Vicenza abbia una cosa da fare molto importante, fermare Anna Vanderbilt. Missione impossibile, avrebbe detto Tom Cruise, saremo più lontani al mondo. Risulta una spina nel fianco della banca Vicenza. Sì, è un cambio palla praticamente regolare, poi si giocano i punti in un'altra maniera. In questo caso Vicenza... adesso è dietro, però sono i primi tempi di Bergamo che fanno male la difesa di Vicenza, che deve essere molto più attento e saltare in anticipo. E tanto c'è la carica, errore, condizione, infatti la Cacciatore va a parlare con il massimo centro, arbitro. Sentiamo cosa dice Vito. Credo che l'arbitro abbia sanzionato un fallo tra la FIPS e la Cacciatore, in realtà le due posizioni sono cinini cacciatori da verificare. Accusato con il dicendo in pratica è stata colpa mia, ha chiesto scusa, cose che possono capitare anche a loro, navigati internazionali,
nella concitazione di una partita che si sta dimostrando sempre più bella, sempre più appassionata, sempre più emozionante. Questa è una rotazione che Bergamo soffre. Vicenza in questo momento sta mantenendo un tattico che per fare punto diretto. Adesso però c'è il time out, come abbiamo detto, le mani che serve a aspettare il tempo della squadra di Milano. Andiamo a vedere se Bergamo riuscirà a ottenere immediatamente il cambio palla. Difficile. Intanto vediamo che c'è una cura particolare. Guardate che l'avevo fatto adesso. Ok, teneri così che va bene. Una palla più difesa. Sì, è chiaro che... L'allenatore è importantissimo perché le strategie di gioco vengono fatte da questi due personaggi, il giocatore in campo e l'allenatore fuori campo. Quasi 45 minuti di gioco, siamo in dirittura d'arrivo per quanto riguarda il set. Maurizio Cacciatori, altissimo, Turlea, Murata, Fitz che interviene in Bagher, Cacciatori, Purelei, Bagher, nuovamente la Turlea che ci prova, pallone che si inizia dietro, 19-17. Veramente non mancano le emozioni. Proprio per prendere un abbrivio positivo per il set dopo, vediamo. Dirix, se
point successo prima quando è stata data la palla di giocata? Sì, quando c'era la posizione sbagliata tra Pips e sì, è stato fischiato un fallo di posizione che non c'era in effetti, quindi è stata data palla doppia da rigiocare. Onestà vuole che ritorniamo sui propri passi, insomma. Ma infatti abbiamo... nei momenti in cui sbagliamo. Insomma. Abbiamo visto Massimo alzare le braccia dicendo sono stato io, non mi sono accorto. E poi quel time out Peppe che ci ha provato. Ci ha provato, sì, sì, sì. Però è una richiesta impropria, se la porta per tutta la partita. Vabbè, okay. Quindi pronti col fucile. Ti lascio i due collaboratori che sono lì sopra. Senza fucile. Ma nel caso ci dovesse essere un'altra richiesta impropria, scatta il ritardo di gioco. Tutto qua. Grazie Vito, buon lavoro. Grazie. Allora abbiamo intanto eccolo qua Gianmarco Pozzecco, poi ci viene a fare compagnia, è legato semplicemente a un cacciatore con la segreta. Siamo lì, l'equilibrio persiste, muro e continua. Forse qualcosina in meno direi, però proviamo a fermare un po' di volte con la palla piede, stiamo un passo dentro più che altro in battuta, in effetti guardiamo Minetti 7 e Radio 105 6, per il resto errori in attacco di questo modo. E sono pronte per entrare in campo le due formazioni. Abbiamo già detto 50 minuti di gioco, due set terminati, uno pari. È dato sempre il Pozz, la mosca atomica, inquadrato di spalle, genio e sregolatezza per quanto riguarda la palla canestro. E forse Marco, genio e sregolatezza ci vorrebbe anche per qualcuna delle giocatrici. Tu ne avevi una per la genio e sregolatezza. La Sicora. Sì, lei è un giocatore incredibile perché... diciamo che è pazzo, un giocatore pazzo, no? Un giocatore molto positivo, un giocatore che fa questo, è la sua virtù è proprio questa, di essere molto, molto diverso dalle altre e non lo nascondo. E intanto ci ha raggiunto Gianmarco Pozzecco, poi lo facciamo, ti aspettiamo all'intervallo, a ogni intervallo di sette. No. Perché squadra fa il tifo? Ma guarda, ti dico, sono arrivato, che stavano, cioè, abbiamo vinto il primo set, sono entrato al palazzetto, un vantaggio anche nel secondo e poi alla fine hanno perso. Mi sa che me ne vado adesso. Senti, abbiamo detto che sentimentalmente sei legato alla giocatrice, fai il tipo per qualche giocatrice tu? In particolare? Non lo so, adesso vedo qual è la più carina, poi te lo dico. Senti Gianmarco, 83 a 80. Ma ne è andato, ma ne è di pallavolo, mi tendo di più di pallavolo. Senti, ci vediamo negli immediati intervalli, intanto per fare il tipo. Ma è anche importante, secondo me Marco Pozzecco, personaggi come Gianmarco Pozzecco, qualcun altro si avvicini alla pallavolo femminile. L'approccio del pallavolo di Vicenza, uno pari. Vuoi per simpatia che anche questo pubblico nuovo dia quell'impulso in più, che abbiamo una pallavolo femminile che è in continua ascesa, quasi una verticale. Direi che pallavolo in questo momento è in grado di aspettare qualsiasi tipo di supporto, che vengano anche i supporti di personaggi importanti come i campioni dello sport, che credo che nel tempo possa cominciare a pensare, a capire meglio. Non riuscivo a schedarlo, forse si potrebbe così idealizzare, ideare un campionato misto, visto che il CIO già bisogna pensare alle prove a squadra per quanto riguarda la scherma in formazione mista, non è una cosa simpatica perché
ovviamente il danno ci sarebbe, perché si presenta una sola squadra, che si presentano due, quindi avrebbero le medaglie. A proposito di squadre, oggi abbiamo visto un caro amico che ne parla al ciclismo, il Fior, e purtroppo una delle grandi squadre ciclistiche per diventare la Zalto Euromobili Fior, che ci ha portato campioni come Figuera, Silva Basso, chiude i battenti. Ridimensioneranno la squadra, ridimensioneranno il ciclismo. Peccato, peccato, perché è veramente una fucina di campioni. Un saluto a Egidio Fior, sperando che magari ci possa ripensare, si impegni come prima. Qui abbiamo assistito a un inizio veemente di Vicenza, che ha fatto due ottime situazioni di muro difese, due contrattacchi da posto 2, entrambi positivi. Beppe Cucarini ha chiamato subito in tempo perché ha visto la sua squadra leggermente in difficoltà. Cacciatori, altissimo per la Pips, che prova il parco. Stanno un po' tutti a guardarsi le ragazze di Vicenza, il pallone andava a terra. Sì, Chiba ha tirato un bellissimo colpo in parallelo, tra l'altro sul muro alto della Togut davanti, quindi un gran colpo. Una bella battuta in salto di Francesca, che ha unito sia un ottimo lancio che un buon colpo di polso. È uguale, sì, infatti si è visto subito. Però c'è un altro lo stesso palleggio, siamo in parità. Se non altro ha una continuità in quello che fa, per lui sono accompagnate le fische immediatamente. Sì, è importante che l'arbitro abbia un metro identico per tutte le squadre, per l'intera partita, questo fa tranquillizzare tutti e dà un grandissimo prestigio all'arbitro. Tre pari. Intanto continua ad arrivare pubblico, continua ad arrivare gente. Il capo quasi da un'ora, guidetti con la Dirix. Abbiamo visto che c'è una particolare cura da parte dei due coach con le rispettive alzatrici. Linca riesce, mangi festa, poi proprio Dirix che manda dall'altra parte in bagger, Piccinini costruisce, Cacciatori, Anna Maria Melo, non si fa sorprendere la mangi festa, Mitkova in attacco, muro, ma poi recupera la palla, ci riescono e attacca. Vicenza ha detto giocando meglio, anche se il punteggio non è molto distante, Bergamo ha solo due punti di svantaggio. Meno è un momento che secondo me è importante perché Toku sta entrando con la battuta. Viola ha un braccio teso verso la che macchina. Sì, avrebbe potuto Marina in questo caso essere attento sulla difesa, ma comunque gli batte la visione di andare stretto come faccio. La Sicora li ha presi. Parlato appunto di genere, di potenza, una grandissima giocatrice che è stata veramente, Marco, la sorpresa proprio per Lorena. Si sembrava, ma non pensava di finire. Sì, lei era già un giocatore di buonissimo livello internazionale, ha fatto una grandissima esperienza da noi nel campionato e la sua nazionale, ovvero gli Stati Uniti, quest'anno ha vinto tutto quello che doveva vincere. Ha vinto il Gran Premio e ha vinto il Norcecca. Io credo che loro siano candidati a vincere anche il mondiale il prossimo anno. 6-4 per la Vicenza. E speriamo che in questo mondiale, che magari può andare agli Stati Uniti, lui si possa dire la nostra sul podio. Andare sul podio ai mondiali sarebbe bellissimo, si vorrebbe dire battere almeno una delle squadre. Thank you.
chissà che la prossima volta possa andare meglio. E il Brasile, diciamo che Brasile, Cina e Stati Uniti forse sono veramente molto più sopravviventi. Sì, sì, direi Brasile per molti versi. Cina ha recuperato un gruppo di giornalisti d'arte e tecnicamente molto dotate. Gli Stati Uniti hanno finalmente trovato un sestetto affidabile e ovviamente unito alla loro grande mentalità. Questo è un bellissimo colpo della Piccinini, sono arrivato un secondo perché un duro a tre, riuscito a girare, lo vediamo, il corso benissimo, questo è un parallelo, questo è un colpo da campione. Andava nemmeno sette pari. Sembrava che Bergamo dovesse subire un pochino l'inizio di Vicenza, in realtà questa partita è bisogno. Pare che sia una squadra con un attimino l'altra pronta. Siamo sullo spazio della palla. Solo spazio. Ok, inizia. Qua da Pitti, molto facile. Davide, primi due set. E il tempo sulla parata, non dobbiamo subire dati qua. Giocando alto così. E questa è la colonna sonora delle partite di pallavolo. E questa avete sentito i due allenatori urlano per coprire i tamburi e poi questi primi piani molto intensi. Con il calciatore che sono riusciti di battersi da una parte e dall'altra, questo sudore che ricorda il lucido ai loro volti, che dà anche il senso della fatica, della tensione soprattutto. Felix, altissimo, Linca, molto male. Aspetto a ripetermi, questa è una partita che fatto lo sgambetto della ragazzina, una partita che vivrà in equilibrio fino alla fine, quindi chissà, adesso si ragionerà molto dal punto di vista emozionale. Derek sente poi giocando per la triplea divisione fischiata da Finetti, Napoli anche protesta, andiamo a vedere la triplea. Miracolo, Consuelo Mangifese riuscito a mettere la mano sotto, ancora Miracolo di prova, poi cacciatori in palleggio, chi battuta, attenzione, Muro! È stato più chiaro di così alla cacciatoria, alla capitana. Evidentemente la mimica di Beppe Cuccarini ha portato il Trachini a dire questo. È stato vicino a prendere la munizione, poi ha optato per tranquillizzare. Ricordiamo che adesso il campionato già
fallo costa un punto. Costa un punto e costa caro. Adesso noi abbiamo la possibilità di sfogarci un pochino di più camminando fianco al campo, però la munizione costa molto caro. Vitz che restituisce l'urlo alla coppia, una di fronte all'altra, sotto rete. È un bellissimo scambio anche di Ugole. Elisa e Kiba stanno giocando alla pari in tutti i sensi. 11-10 per Vicenza, partita che sta diventando veramente incandescente. Paga la principale di un momento molto importante, forse proprio il momento più importante di tutto il scontro è qui in queste fasi. Direi di sì, direi che riesce a prendere i sopravvento in questa fase del set, ovviamente in tutto il terzo set potrà essere molto avanti per la conquista di questa partita. Seguono la palla, la pizza e l'anello va fuori. 12-11. Riesce a raddrizzare un pallone che ha messo in difficoltà Bergamo, ancora Dirix, ancora Mitkova, muro, poi palla ancora che viene giocata, viene andata dall'altra parte per venire a Cacciatori della Fips, pallo netto, la Dirix si tuffa, va a coprire ma non ce la fa. 12 pari. Abbiamo visto che adesso non è possibile dare un giudizio sulla partita per Bergamo, che ha però prontamente reagito e ora siamo in perfetta parità, 1 pari, 12 pari, ci gustiamo questa fase centrale del set. Parti è andata a recuperare, attenzione Kiba Fips, muro! E io credo che queste cose qui... Sentiamo l'arbitro. Cercate di stare tranquilli sotto rete, niente, capisco l'agonismo. Io credo che un sano agonismo sia importante, senza esagerare ovviamente, direbbe girarsi il prima possibile verso il proprio campo, ma questo è anche lo sport, ragazzi. Infatti, vito a dire, capisco l'agonismo, e ancora, prosegue, ma è veramente una
Sarabanda. E ormai è venuto bene, io credo che sia importante che queste ragazze possano esprimere veramente quello che hanno dentro, ovviamente senza esagerare. Ora c'è stato l'urlaccio di Vania Mello. Vinca, oggi festa, prova. Le sue compagne, 15 pari, 15 pari, assolutamente, continuiamo a dire le stesse cose, perfetta parità. Primo tempo e ancora si è sentito da qui, nonostante abbiamo tutto sull'orecchia, 16-15 secondo time out tecnico. Ha urlato, contenta, non ha capito, poi ha tentato di questi sono stati. Sì, per un attimo ha provato a non incolparsi del fattaccio, però sapeva benissimo di averla fatta. Vani è un giocatore così, finché non gli fischiano il fallo, per lei sempre fa la sua. Intanto un saluto a Cinzia Verona che dopo Palermo è andata a giocare vicino a casa, vicino a casa. Cinzia mi diceva sempre, sai, bisogna sempre provarci, sempre. Su questo non c'è dubbio, anche perché gli arbitri fanno il loro dovere, ma possono anche sbagliare, tentare non nuoce. 18-17, Radio 105, Foppa di Bergamo, set pari, a Navarinello, poi Dirix, resta un attimo lì, guarda dall'altra parte, non sapeva che fare. Sì, perché ha fatto una bellissima palla e poi è rimasta ferma. Credo che in questo momento Vicenza debba usare la poco continuità. Fips, Cacciatori, Correa, Muro, Mello, altissimo. Ci riprovano ancora con la Durlea. Riesce a trovare la Piccinini, anzi si assomiglia molto lei la Durlea vista da lontano, il codino uguale, un po' più corto quello di Durlea, un po' più lungo, ma in realtà posso un po'. Ha trovato il varco giusto, facciamo un attimo interdette le ragazze di Bergamo, c'è una macchia di bagnato, non se ne sono accorti, eccolo qui, ed è proprio la Durlea.
Agut, non si va sorprendendo con la Turrea, Pips dall'altra parte, lanciata, pallonetto, tocca, Ballinga, poi va a terra, ancora Agut, ancora. Se qualche scintilla, scopriamo. Intanto Guidetti, come al solito, si conferma veramente un uomo coraggioso. In un momento così critico mette la Valentina Fiorin, 17 anni appena compiuti. Brucerà un po' la mano in questa battuta, credo. Però l'ha messa, credo, per difendere qualche palla in più. Marco, quella chiacchierata a distanza tra la Logut e la Piccinini non l'ho vista, onestamente, devo dire la verità che 20-19 per Vicenza. Adesso le due squadre sono veramente sul filo del Valentina Fiorin, battuta cortissima, certo. Cacciatori, attenzione, Pips, però bellissima palla della Pips, 20 pari, siamo proprio al punto di rottura di tutto l'incontro. È fuori, tipo poco. Però Francesca deve stare tranquilla, la vedo sempre brontolare anche quando fa punto, lei deve pensare in positivo. Poliak, Pips, Cacciatori, seconda linea Turlea, non si fa sorprendere la Poliak, Dirix in palleggio, attenzione Miskova. La Speranza accanto a noi che sta saltando, sta tifando in maniera incredibile. Sta capendo probabilmente cosa prova anche un allenatore. Non può saltare, non può risultare con le proprie compagne se non fare il tifo. 22-20, adesso aveva fatto un salto proprio sul punto. Vuol dire che è recuperata allora. Beh, sarà contento Angiolino, sarà contento anche Guidetti. Partita che ci sta regalando veramente tantissime emozioni. Sono da un'ora e 15 che le ragazze si stanno affrontando qui al Pala Autosonic ed è veramente adesso forse con la paura di vincere prima del 3-0 della Cedro può arrivare. Vedo le due squadre molto concentrate su questa partita, non credo abbiano dei pensieri diversi da quello che esprime invece il campo. 22-20, Piccinini, Cacciatori, altissimo. Sentite il silenzio durante il gioco, era calato proprio il silenzio più assoluto. 22-21. Perché il momento è importante, ogni punto può essere decisivo. La gara Marinkovic per Maurizia Cacciatori, Mikova, poi Dovic sopra la Pips. Questo significa che Dovic sta giocando sul muro migliore di Bergamo sopra. 23-21 per la Minetti Veneto Banca Vicenza, un set pari. Ed è proprio a Togut. Piccini va a prendere la battuta, cacciatore di poi. Lamello spinge. Maggi altissimo, attenzione. E Lamello. Lamello. Hai visto come la Fiorina è riuscita a difendere una palla precedente a quest'ultima molto molto bene. Quindi il cambio di Giovanni è stato un cambio con cognizione di causa, la tiene anche sui ricevitori. Pips, Miskova, Dirix, attenzione, Miskova in attacco. Sì.
lancio, è un giocatore vincente. Set point per Vicenza che si porterebbe sul 2-1. Va a cercare la linea, si arrabbia. Ha provato però, è andato fuori di pochissimo. Non ha voluto fare una battuta giusto per battere. Esce la Fiorin, rientra la griglia. Sempre set point per la palla, Mimo. Vicenza. Maggi Festa, Dirix. Togo vince Vicenza il secondo set della Stelez, salita un segno 23-25. Grande pallavolo a Vicenza. Togo e la Nicola si sono caricate, Vicenza soprattutto la Nicola nei momenti difficili, e la Togo in quest'ultimo punto che veramente. Io sono molto contento di questo, però sono anche contento perché dall'altra parte Bergamo, le tre italiane stanno giocando bene. Credo che abbiano bisogno di qualcosa di più dalla Turlea, la Kiba sta facendo la sua partita, credo che abbiano bisogno un pochino di più della Turlea che deve essere servita maggiormente. Però Vicenza non deve fare l'errore di pensare di aver già vinto la partita. Ecco, Vicenza che quando avrà a disposizione al 100% la Paggi, che avrà anche la Stelens tra le sue giocatrici, comincia veramente. Sul giornale di Vicenza l'altro giorno c'era scritto: ecco la squadra che punta allo scudetto. Sono d'accordo, la squadra è stata costruita, ha preso un allenatore molto bravo, con un'esperienza, seppur molto giovane lui di età, con un'esperienza invidiabile. Credo che la squadra sia da scudetto. Con queste due giocatrici, la Stalin si è recuperata e la Paggi nelle migliori condizioni. Non si nascondono perché lo sanno, per vincere. È una squadra che veramente in tre anni ha veramente tappe. Ha fatto il processo enorme. Sì, credo che sia un progetto del presidente. Chiamo presidente, in realtà è Giovanni Coviello. Progetto che è cominciato molto lontano e negli ultimi anni sta cogliendo qualche frutto, qualche coppa l'hanno già vinta, quindi quest'anno dichiarano apertamente di puntare allo scudetto. La squadra c'è, sono degli italiani molto forti, in maniere molto forti, non hanno niente da invidiare, da tenere dietro alle altre squadre, insomma Bergamo, Modena e Vicenza, credo siano le tre. E si entra in campo per il quarto set, 2-1 per Vicenza, con un solo risultato per Radio Centro, quello di vincere. Sì, ormai sono con le spalle al muro, devono vincere questo set per come si è agganciata la partita. Ne hanno la possibilità. E forse simpaticamente c'è Marco Pozzetto, ha detto ero entrato e avevo appena vinto il primo set, sono entrato, forse è meglio che me ne vado immediatamente. Ah no, lo vedo, però insomma sono scaramanzie in campo, comunque di cui il campo non tiene conto. Sì, il campo non tiene conto, ma voi allenatori loro giocatori ne tengono tantissimo, poi i dirigenti non ne parliamo. Sì, i dirigenti soprattutto scaramanti. Ma io personalmente non sono molto scaramante, anche perché credo che i miracoli forse sono stati fatti qualche millennio fa, quindi il campo esprime esattamente quello che sono le forze. Non si dice che quando si parla di una partita o di campionato si vedono dirigenti con le mani in tasca, si vedono dirigenti con le mani dietro la schiena, fanno finta di nulla, glissano, comunque uno pare. Turlea, duro. Sembra quasi sta servendo Turlea con più continuità, però bisogna che lei dia una mano dal punto di vista positività. Calciatori, una mano, poi riuscire.
Rischelova che riesce a spingere dall'altra parte, Poliak ma non affonda, Rischelova in bagger, Anna Maremello dalla seconda linea, e ancora Dirix, Togut! Sta passando con grande regolarità, io credo che se Vicenza si aggrappa all'inizio di questo set a lei possa creare quel break importante per vincere la partita. Una partita, è una supercoppa che quest'anno ha veramente un valore eccezionale. Se pensiamo che hanno partecipato Edison Modena, vincitrice della Champions League, ha partecipato a capo sul Reggio Calabria, vincitrice della Coppa Italia, seconda o prima come si vuole in campionato, Radio 105 Foppa Pedretti in Bergamo, anche se senza scudetto. E poi anche di Vicenza per tutta la Coppa Champions League. Abbiamo vinto tutto in campo europeo. Io credo che qui oggi per questa Supercoppa ci sia il meglio della pallavolo non solo italiana ma anche direi mondiale. 4-1, intanto abbiamo visto che la Sliva è stata chiamata, Magdalena Sliva, ex Vespa Perugia, è stata chiamata, si è avvicinata, quindi potrebbe esserci un cambio. La Cacciatori potrebbe essere rilevata dalla Sliva. Sì, è chiaro che in questo momento Bergamo sta cercando di tenere pronte quelle che sono le contromosse per evitare l'allungo di Vicenza. Bellissimo questo arresto a una mano della Dirix e la Poliak che ha definito 5-2 per Vicenza. Adesso l'arbitro ha cambiato metodo perché non ha fischiato due falli, uno a Maurizia e uno alla Dirix, che prima aveva fischiato, però gli ha lasciati correre uno di qua, uno di là. Sai Marco, ha visto la tensione che c'è, ha visto l'agonismo, sta lasciando correre, ecco qui il cambio. Maurizia Cacciatori esce, la Marina Sliva va a levarla nel palleggio. Vediamo se questo cambio sortirà gli effetti che Beppe spera. Si scontrano la Pollea e la Mello. Vince Milic, pensa lei, 6-3. Deve ritrovare Bergamo la ricezione per il cambio palla coi centrali, che era stato un po' il suo punto di forza nei primi due set. Adesso sta cercando di passare molto con le palle alte, qualche errore lo sta pagando, deve ricevere meglio, lo ripeto. Anche questi sguardi da parte delle ragazze in maglia bianca, la sta dicendo lunga, c'è molta attenzione, praticamente guardano la pattina a ogni cambio palla. Sliva, Rischelova, Dirix, Nico, assetto, 8-3, 5-3, mamma mia. Guarda, no parole, perché prima abbiamo assistito al parallelo fine di set, a una serie di paralleli di Davina incredibili, adesso ha tirato un diagonale stretto dentro i 3 metri, un giocatore, lo ripeto, che in questo momento vive una maturità tecnica incredibile. Primo piano per Glink, accanto a lei di spalle la Dirix, Glink all'estrema destra il vostro teleschermo. E questo 25-23 per Radio 105 Coppa Detti nel primo set, poi 25-20-25-23 per la Minetti Veneto Banca Vicenza nel secondo e terzo, 8-3 in questo quarto set. Sì, è la prima volta che vediamo un divario così ampio all'inizio del set. Bisogna che Bergamo cominci a rigiocare bene, soprattutto la fase di ricezione, perché altrimenti comincia a essere difficile recuperare il set. Si ricomincia. Ed è proprio la Togut pronta alla battuta. Sliva, Lips, il muro, e rimane un attimo male la Dirix, pensava di esserci arrivata, aveva messo anche bene le braccia, è stato... Sì, però era saltato un po' in anticipo, quindi Tiba è riuscita sul tempo a lavorare per un attacco vincente. 8-4 per la Minetti Veneto Banca Vicenza.
presenza di Sant'Arreggio, seconda linea. Diciamo in forma europea. Kovac, cortissima la sua battuta, arriva in palleggio, Fix, pallonetto, Kovac ci mette un braccio, poi Dirix, Togut che manda dall'altra parte, Piccinini, ancora Sveiva e Mello che trova il barco, 9-5. Hai visto Arnaldo di Marco, è andata di sinistro. Sì, la palla era leggermente corta rispetto a quella che di solito è abituata a fare con Maurizia, però ha trovato il pallonetto che un pochino era stato l'arma vincente in certi momenti del set precedente. E comunque Vicenza sta ricevendo troppo bene per avere dei problemi. 10-5, 5 punti di vantaggio ed è Paola Paggi. Lavoro oscuro il suo oggi, non ha brillato eccessivamente, ma anche Marco Bonita ci ha detto delle sue tendine d'Achille che non va molto e in cura, però è stata un punto di forza di questa Minetti per la banca a Vicenza, è stata lì, ha stretto i denti e ha fatto in maniera che le compagne potessero sfruttare la sua esperienza. Carmen Urlea! La partita non è finita perché troppo presto siamo nel set per pensare che Vicenza questi tre punti li possa portare fino alla fine. Bergamo ne ha già recuperati due, attenzione. Un'ora e mezza di gioco, alle 20.30 è previsto la partita di pallacanestro, il collega Franco Lauro è pronto. Avete visto che la Turnea sta diventando importante per Bergamo, questo recupero. Alle 8.30 c'è anche il Bergamo. Benissimo, è una serata veramente zeppa di sport. Noi ci auguriamo che la partita possa terminare entro le 20.30, altrimenti poi daremo immediatamente il più presto possibile la linea Franco Lauro, staremo a vedere ancora. Il set è lungo, abbiamo detto un'ora e mezza di gioco, 2-7-1 per Vicenza, un leggero vantaggio in questa partita di 4-7 per Vicenza, 10-8, si rientra in campo mentre vediamo la Fips, si asciuga, la sliva accanto a lei, sliva che va in battuta. Stanno già esultando le ragazze di Vicenza e nuovamente la Glinka si incarica di schiacciare poi questo pallone che va da una parte all'altra, 1-18 per Vicenza. Di sinistro con un stacco al piede.
infatti ci ha lasciato veramente allibiti. Bello che riesce a recuperare la durata di Vicenza, 12-11. Urrea in questo momento è la migliore in campo, direi in campo non di Bergamo ma in campo in generale. Sta tenendo agganciata Bergamo che adesso ha bisogno della Phipps. E la Phipps è proprio lì davanti in prima linea insieme alla Ricciolova e la Piccinini. Riccova, la Phipps si fa vedere, finta un attacco, poi manda in pallonetto ma non si fa sorprendere Vicenza. Attenzione! C'è l'invasione, la Svena dice che sono stata io, la Ricciolova scuote la testa. Togut che sta parlando con Massimo Cinti. 13-11. Polia. Oliva cerca la Phipps. Dirix. Poi Guinca. Nicola. Palla sull'asticella, il fuoco. Una palla gestita male da Vicenza perché avevano difeso, hanno avuto un attimo di incertezza su chi dovesse alzare. Darina ha provato un colpo ma stavolta non è andata bene. Sul servizio. Sì, ha avuto un po' troppa fretta, avrebbe dovuto concentrarsi un pochino di più nell'esecuzione soprattutto del lancio che era un po' basso. Dirix, Mirkova, ancora pallonetto, ancora murato. Togut. Se le diano un attimo di respiro, vedo Darina un pochino in apnea, però adesso è in seconda linea, la vedete un pochino stanca. Avete visto, ha guardato Guidetti, ha detto chi e poi ha dato il suo assenso per la battuta. Piccinini secondo timeout tecnico, 3 punti di vantaggio. Intanto guardiamo Luciana Veschi ci ripropone al rallenti l'esultanza delle ragazze di Vicenza. Guidetti, Linca accanto a lei, la pace alle sue spalle. Intanto arriviamo ad alcuni momenti di questo incontro. Non deve fare di nuovo l'errore di credere che questa fortunosa di sinistro con un stacco a piede. Infatti ci ha lasciato veramente allibiti. Bello che riesce a recuperare la durata di Vicenza, 12-11. Urrea in questo momento è la migliore in campo, direi in campo non di Bergamo ma in campo in generale. Sta tenendo agganciata Bergamo che adesso ha bisogno della Phipps. E la Phipps è proprio lì davanti in prima linea insieme alla Ricciolova e la Piccinini. Riccova, la Phipps si fa vedere.
finta un attacco, poi manda in pallonetto ma non si fa sorprendere Vicenza. Attenzione, c'è l'invasione, la Serena dice che sono stata io, ma riceverò la scuola la testa. Togut che sta parlando con Massimo Centi. 13-11. Polia. Sliva, cerca la Fips, Virix, poi Glinka, Nicola. Palla sull'asticella, il fuoco. Una palla gestita male da Vicenza, perché avevano difeso, hanno avuto un attimo di incertezza su cui dovesse alzare. Darina ha provato un colpo, ma stavolta non è andato bene. Sì, ha avuto un po' troppa fretta, avrebbe dovuto concentrarsi un pochino di più nell'esecuzione, soprattutto del lancio, che era un po' basso. Dirix, Mirkova, ancora, pallonetto ancora murato, Tomic. Se le diano un attimo di respiro, vedo Darina un pochino in apnea, però adesso è in seconda linea, la vedete un pochino stanca. Avete visto, ha guardato Guidetti, ha detto chi e poi ha dato il suo assenso per la battuta. Piccinini, secondo tema tecnico, 3 punti di vantaggio. Intanto guardiamo, Luciana Veschi ci ripropone al rallenti l'esultanza dei ragazzi di Vicenza. Guidetti, Glinka accanto a lei, la pace alle sue spalle. Intanto arriviamo a alcuni momenti di questo incontro. Fare di nuovo l'errore di credere che questo possa essere sufficiente. Vediamo, time out, battuta sbagliata, questo Darina non avrebbe dovuto fare, però gli errori esistono nella pallavolo, come in tutti gli sport. 16-14, una intera città sta sognando, Marco. Non solo le giocatrici, non solo la società, Ricca! 17-14. Come a Ravenna, quando in semifinale avete incontrato Radio 105 Foco Vedrete di Bergamo, l'impianto era al Palo d'André pieno, ha sognato un'intera città, ma era già soddisfatta di come erano andate le cose. Inizio campionato nessuno avrebbe scommesso un soldo su la Teodora Emilia Villani Ravenna in finale per lo scudetto. Sì, non ci siamo arrivati in finale, siamo fermati alla semifinale, playoff. Sì, noi abbiamo impostato
minuto 15. Phillips, Phillips, Sliva. E non c'è arrivata il pareggio, era così e così. Ma errore di comunicazione tra Zatrice e giocatrice, o non aveva capito la pizza? Cosa è successo? Ma io credo che la palla fosse non perfetta, diciamo, era un po' attaccata alla rete. Francesco con un attimo di esitazione è riuscita ad arrivare in tempo. Sale l'applauso per il pubblico di Vicenza, cominciano a sognare, mancano 6 punti per quella quota 25 che può regalare a Vicenza dopo una Coppa Champions anche una Supercoppa. Vediamo sulla scalinata alla nostra destra Gianni Cogliello appoggiato al corrimano, sta guardando il campo, ogni tanto guarda il tabellone. E la pallavolo è anche questa. Purlea, Sliva, Nello, tocca, si fa sorprendere la Togut, attenzione, incapurata. 19-16. Soprattutto per Vicenza, che avendo fatto il 20esimo avrebbe avuto 5 punti davanti. Adesso sono i momenti fondamentali della partita. Di nuovo la Togut. Togut! È arrivato il 20esimo punto, 20-16. E ancora Guidetti si sorprende e ci spiazza. Ci rifà, ci rifà. Questo cambietto ce l'ha rifà. Quanto c'è di scaramanzia, Marco? Basta, Marco! Questo è importante. Abbiamo parlato con Giovanni che segnalava un pochino noi della nazionale che spazio. In realtà Giovanni ci ha tranquillizzato, ma soprattutto praticamente vedere che le parole non sono al vento, la mette dentro in un momento importantissimo sia prima che adesso. 21-16 di rabbia, Furlea arriva di forza, di rabbia, tutto c'era in quella schiacciata, con tutto il braccio partire all'indietro e affondare quel pallone. 21-17. Dirix. Attenzione, 22-17. Va bene la Dirix a cercare la Togut che sta picchiando e saltando veramente tantissimo, messo la palla dove nessuno può arrivare. Vissalova, 22-18. Guidetti allarga le braccia, calmi. Sì, è tranquillo. Il momento di pensare veramente a 3 cambi palla che possono valere la partita. Questo è il primo. La forza la vince lì. Mifkova, Pips. Doppio palleggio, la Baggi guarda Vito Aguirre. 22-19, intanto Maurizia Cacciatori, la Vicenova, Lumarina stava barottando, entra la pizza, dentro il 22, ancora Piccini. Agifesta, Dirix, Togut, Nello alza il pallone, proprio la Turrea che lo manda dall'altra parte, Dirix. Togut, ma ancora, palla che si gioca, azione lunghissima, ancora Togut! Vuole la palla per chiudere la partita lei, vuole la palla, 3 volte di fila,
che non l'ha messa per terra col muro alto, perché dice Love e Fips non sono un muro da due soldi, sono un ottimo muro, un muro alto, un muro esperto. 23-19, 4 punti di vantaggio. Cacciatori segnala. C'è Timeout, Beppe Cuccherini, ferma il gioco. Se dovesse vincere Vicenza a Franco Lauro, intanto ringraziamo la nostra regista Luciana Veschi, la esterna 4 di Milano, con la sua destina che ha portato a Roma, la regista di operazione. Abbiamo citato insieme la regista, la Valemello, faccio a Edge Boy, per Vicenza, attenzione perché Vicenza è a un passo da una grandissima affermazione dopo la Coppa Treppio. Gioco, Cacciatori, Pips, Pallonetto, Banchifesta, Dirix, Gioco. Passato definitivamente a lui o no? Ecco, quindi grazie a Franco Lauro, grazie agli amici del basket, grazie a Marco Bonita, su queste immagini di gioia, guardate la squadra della Miretti Vicenza in campo per lungo applauso del pubblico. Non mi resta con queste immagini che ringraziare voi per averci seguito per questa partita. Tante sono state le emozioni, adesso comincia il campionato da parte di Mimmo Fusco, quindi linea al basket e a Franco Lauro. Giochi di una volta, un'originale idea regalo, un viaggio nel tempo per incontrare un passato che diventa un patrimonio indimenticabile. Il recupero dei giochi tradizionali rappresenta per alcuni il ricordo e per altri la riscoperta della propria storia. Scalon, Fionda, Porcola, Sercion sono solo alcuni dei numerosi passatempi raccolti nel DVD Giochi di una volta, caratterizzato da un insieme di testimonianze da consegnare alle generazioni future e da spiegazioni pratiche per provare a portare i giochi
giochi passati nel nostro presente. Il DVD Giochi di una volta lo puoi acquistare al prezzo di 12 euro. Acquista subito su Amazon o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più. Ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata, su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiu.com o telefona allo 0444 142 9915. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. Roy, la fondazione demolita. Il marchese Giuseppe Roy la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora Roy, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99€ e il libro a 12 euro li trovi su shop.vicenzapiu.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. Roy, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci. Vicenza Più Freedom Club. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club.